Redmi Note 13 Pro Plus e Nothing Phone 2A sono dotati di due varianti dello stesso sistema on chip che di fatto performano allo stesso modo, mentre per il resto, a partire dal design, si tratta di due mondi a parte. Dunque non ci resta che scoprire qual è il migliore in ogni reparto e quale conviene scegliere in base alle proprie esigenze. Ma prima di iniziare, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale, operazioni che a voi non costano nulla, ma che a me danno davvero un grandissimo aiuto. Parlando di design ed ergonomia, gli unici punti in comune tra questi due smartphone sono altezza e frame laterale in plastica, mentre per il resto, come anticipato, si tratta di due mondi a parte. Il Redmi, certificato IP68, con scocca posteriore in vetro, design abbastanza classico e schermo dai bordi curvi. Il Nothing, certificato IP53, con scocca posteriore in plastica trasparente, un'estetica davvero particolare, bordi laterali piatti, e schermo piatto con cornici perfettamente simmetriche. Per quanto riguarda l'ergonomia, li reputo più o meno alla pari, perché il Redmi è un po' più stretto, mentre Phone 2A è più leggero e non avendo bordi curvi, è più difficile che capitino tocchi involontari. Il display di Phone 2A è a mio avviso un'ottima unità, ben godibile in ogni contesto di utilizzo. Ma in questo ambito vince il Redmi grazie al suo pannello più definito, luminoso e con supporto HDR10 e Dolby Vision anche su Netflix. Il sensore di impronte ottico funziona ugualmente bene su ambo i prodotti. Come detto in fase di introduzione, questi dispositivi sono dotati di due varianti dello stesso sistema on chip che di fatto sono quasi identici e performano allo stesso modo. Tuttavia c'è da dire che le memorie del Redmi sono più generose e veloci, anche se non si tratta di nulla di eclatante. Sia nell'utilizzo quotidiano che in fase di gioco, questi due dispositivi offrono praticamente la stessa esperienza d'uso in termini di prestazioni, e anche nell'utilizzo molto rapido rispondono ugualmente bene e offrono delle animazioni di sistema che, seppure diverse, sono ben ottimizzate da ambo i lati. La fotocamera principale di Redmi Note 13 Pro Plus si caratterizza per una maggiore apertura del diaframma e per un sensore fotografico più grande e risoluto della sua controparte. Phone 2A, che d'altro canto può vantare una miglior fotocamera ultragrandangolare e una miglior fotocamera frontale. Ma come al solito lasciamo perdere le specifiche e concentriamoci sui risultati. Le foto ultragrandangolari di Redmi Note 13 Pro Plus risultano più veritiere dal punto di vista cromatico, ma andando ad effettuare dei crop ci accorgiamo che quelle di Phone 2A sono sensibilmente più definite, anche se risultano un po' troppo contrastate. Negli scatti ultragrandangolari a sera vince il Nothing a mani basse. Le foto panoramiche realizzate con i sensori principali presentano differenze molto meno marcate rispetto a quanto visto con le fotocamere ultragrandangolari. Tuttavia il Redmi continua ad offrire colori un po' più naturali, oltre ad immagini meno contrastate. Caratteristiche alle quali va sommato un dettaglio fine leggermente superiore, merito probabilmente del sensore fotografico più grande e di un'elaborazione delle immagini migliore. Scattando
scattando con entrambi alla massima risoluzione, il Redmi restituisce immagini più definite. Negli scatti macro, tralasciando un caso in cui il Redmi ha toppato la messa a fuoco, è proprio lo smartphone di Xiaomi a offrire maggiore qualità, ma va detto che il Nothing si difende comunque molto bene. Anche in condizioni di luce medio-basse, il Redmi offre scatti leggermente più definiti, meno contrastati e quindi anche più naturali. Nei ritratti ho preferito Phone 2A in situazioni di controluce, mentre nelle restanti occasioni trovo preferibile il Redmi per la maggior naturalezza che restituisce al soggetto, con Nothing Phone 2A che non se la cava affatto male. Tuttavia suggerirei a chi ottimizza le sue fotocamere di spingere meno su contrasti e nitidezza. A sera il Redmi la fa da padrone, con scatti sensibilmente più naturali e definiti, ma anche in questo caso ci tengo a ribadire che Phone 2A si difende bene. Nelle foto zoom il Redmi vince a mani basse, complice il Phone 2A che a mio avviso è poco ottimizzato per questa tipologia di scatti. Nothing Phone 2A si rifà nei ritratti realizzati con la fotocamera frontale grazie alla sua fotocamera tecnicamente migliore. Situazione di parità per quanto riguarda i video in 4K a 30 fps, questo perché il Redmi offre maggiore dettaglio e meno rumore di fondo, mentre il Nothing mostra meno artefatti in fase di camminata e una gamma dinamica superiore specialmente a sera. Quindi se fate molti video a sera o mentre camminate vi suggerisco Phone 2A, mentre per video più statici, specialmente di giorno, meglio il Redmi. Tirando le somme su foto e video, ribadisco che per i filmati abbiamo una situazione di parità dovuta a pregi e difetti differenti, mentre per quanto riguarda le foto mi sento di premiare il Redmi visto che porta a casa immagini più definite e dai colori più naturali, con Phone 2A che si difende sempre molto bene e offre molto più dettaglio con la fotocamera ultragrandangolare. Tuttavia rispetto al Redmi deve trovare un miglior bilanciamento su nitidezza e contrasti e deve migliorare nelle foto zoom. Tutte cose che sarebbe bello vedere con dei prossimi aggiornamenti, fermo restando che anche così, senza fare confronti, si portano a casa delle buone foto, ma se volete più qualità al momento, meglio optare per Redmi Note 13 Pro Plus. Per quanto riguarda l'autonomia, si cade in piedi con ambo i prodotti, che non hanno problemi nel superare un giorno di utilizzo intenso con una carica, anche se devo dire che con utilizzo un po' più leggero, Phone 2A mi restituisce un 10% di autonomia in più, sufficiente a coprire due giornate piene laddove il Redmi ha bisogno di una carica verso le 18 del secondo giorno. Note 13 Pro Plus, che con il suo caricatore in dotazione da 120 W, si ricarica davvero in un lampo, 20 minuti circa per una carica completa, laddove il suo concorrente si ferma a 45 W e con caricatore da acquistare a parte. A proposito di aggiornamenti, i due produttori di questi smartphone promettono entrambi 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza, supporto software che non possiamo di certo valutare a priori, quindi a tal proposito vi invito a lasciare un commento se avete esperienze con altri prodotti di queste aziende. Detto ciò, aggiungo che a livello di interfaccia siamo davvero agli antipodi, con Nothing Phone 2A che offre un software praticamente stock e senza bloatware, condito da alcune chicche grafiche e funzioni varie legate ai LED posteriori, e Redmi Note 13 Pro Plus che invece offre un numero di funzioni di gran lunga superiore e uno stile che si discosta abbastanza da Android puro, cosa che ovviamente può piacere o meno a seconda dei gusti. Dunque vi invito a recuperare il mio video approfondimento sul software di Xiaomi e la mia recensione di Phone 2A e del Phone 1 se volete una panoramica completa delle due interfacce. La ricezione del segnale telefonico è leggermente migliore sul Redmi, che soprattutto, stando ai miei test con Iliad, aggrega meglio le bande. Quasi identiche invece le prestazioni del Wi-Fi,
mentre il GPS è più preciso sul Nothing, ma comunque ottimo anche sul Redmi. Leggermente migliore sul Redmi il feedback aptico, Redmi che offre anche un volume in capsula più elevato. Mentre riguardo la qualità audio degli speaker stereo in fase di riproduzione di contenuti multimediali, sono pari. Riguardo connettività e sensori, le uniche differenze rilevanti da segnalare riguardano il supporto alle SIM elettroniche presente solo sul Redmi e la presenza di un sensore di prossimità classico solo sul Phone 2A. Il prezzo Amazon di Nothing Phone 2A al momento oscilla fra le 330 e le 400 euro in base alle offerte del momento e al taglio di memoria scelto, 128 o 256 GB. Mentre il Redmi si trova a 300 euro poco più nel taglio da 256 da diversi rivenditori online. Mentre volendolo acquistare venduto e spedito da Amazon o sul sito ufficiale, se non ci sono offerte particolari, servono circa 420 euro. Dunque, tralasciando il fattore prezzo, che varia molto a seconda di dove acquistate, direi che a livello hardware il Redmi è sicuramente quello da preferire. Offre infatti uno schermo più luminoso e definito, certificazioni IP68, un miglior motore della vibrazione, una miglior fotocamera principale e una miglior tecnologia di ricarica con tanto di caricatore da 120 W incluso in confezione. Phone 2A, d'altro canto, proprio come il Redmi, non ha particolari punti deboli e strizza l'occhio agli amanti di Android Stock, degli schermi piatti e dei bordi simmetrici. Il tutto condito da un'estetica davvero particolare e diverse funzioni simpatiche. Senza dimenticare poi la miglior fotocamera ultragrandangolare e la miglior fotocamera frontale. Detto ciò, credo di avervi fornito importanti strumenti per scegliere al meglio tra Redmi Note 13 Pro Plus e Nothing Phone 2A, dei quali vi lascio il link in descrizione per l'acquisto e per supportare al contempo il canale, oltre al link per iscrivervi al mio canale Telegram, che vi consiglio di seguire per prendere visione degli scatti non compressi degli smartphone che recensisco, e per non perdervi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali. Dunque tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Arrivati a questo punto, vi chiedo di farmi sapere nei commenti quale preferite e perché tra Note 13 Pro Plus e Phone 2A. Oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.